Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 20 agosto 2012 e questa è la prima pagina dell'odierno quotidiano torinese La Stampa. Vedete? Monti, due punti, vicina alla fine della crisi. Ecco, questa prima pagina io la ritaglio, la conservo e poi ne riparliamo fra alcuni mesi. Mario Monti è costretto a dire queste cose, egli deve ispirare ottimismo per forza, perché se no non si capisce perché egli debba stare a Palazzo Chigi. La cosa singolare però è che poi qua abbiamo un grande articolo di Mario De Aglio che è intitolato USA, la frenata che i mercati non vedono. Allora, abbiamo da una parte Mario Monti che dice vicina la fine della crisi, e poi ci ritorneremo nel futuro su questa affermazione di Mario Monti. Poi leggiamo qua, Mario De Aglio dice che ora i mercati vanno bene i mercati, cioè a livello finanziario, a livello di economia virtuale le cose vanno tutte bene, e che sono stati smentiti i profeti di sventura. Va tutto bene a livello di economia reale. Poi lo stesso Mario De Aglio però, nella continuazione dell'articolo, cari amici, eccolo qua, che l'articolo continua poi, è un articolone questo di Mario De Aglio. Vediamo un po', prima che dice, ti spara lì, a fianco alla dichiarazione di Mario Monti, gli dice che i profeti di sventura sono stati smentiti, perché le borse stanno reagendo bene, come se agli operai italiani o europei fregasse qualcosa delle borse, agli operai e ai cittadini italiani e europei gli frega solo di come va l'economia reale, non di come va l'economia virtuale, quella dei mercati. Tanto è vero poi che il nostro bravo analista Mario De Aglio, quando dall'economia virtuale, quella dei mercati, scende all'economia reale, quella che vediamo noi, quella che vedono gli operai, non mica solo gli italiani, gli europei, pure gli americani, è costretto a dire: i miglioramenti sul fronte finanziario si accompagnano a un ulteriore peggioramento a livello dell'insieme dei paesi ricchi. Allora, i miglioramenti sul fronte finanziario si accompagnano a un ulteriore peggioramento del quadro dell'economia reale. Cioè l'economia virtuale dice che va un po' meglio, quella virtuale, però quella reale dice che sta ulteriormente peggiorando. In Europa il prodotto lordo del secondo trimestre ha fatto registrare un segno meno. Nel terzo trimestre il segno non si invertirà e l'economia europea entrerà ufficialmente in recessione. Allora, un grande analista, Mario De Aglio, ma allora come si fa a iniziare un articolo dicendo che l'economia virtuale, quella finanziaria, quella delle banche, quella delle borse, ora va bene, smentisce i profeti di sventura, mentre l'economia reale, quella nella quale si vive, nella quale si mangia, peggiora. I miglioramenti sul fronte finanziario si accompagnano a un ulteriore peggioramento del quadro dell'economia reale. Potete leggere pure voi l'articolo, sul quotidiano La Stampa online, capito? Ok, le cose vanno peggio a livello di economia reale. Io voglio vedere come fa il nostro premier Mario Monti, che è un grande economista, a coniugare l'economia virtuale con l'economia reale. È dentro l'economia reale che noi viviamo, che noi mangiamo, che noi speriamo e via di seguito.
Poi Stati Uniti, e anche negli Stati Uniti la crescita diventa sempre più lenta, anzi la crescita è sostanzialmente nulla. La disoccupazione non scende, parla degli Stati Uniti adesso, e non scende, la costruzione di nuove abitazioni sono diminuite, smentendo le generali previsioni di un aumento, sempre degli Stati Uniti, una ridotta mobilità dei giovani che rende loro più difficile la ricerca di un lavoro. Stati Uniti, vale pure per l'Europa ovviamente. Allora come facciamo a mettere insieme queste cose? Come si fa a metterle insieme, cari amici? Monti, due punti, vicina alla fine della crisi. Poi qua, di fianco, c'è l'articolo di Mario De Aglio, il quale inizia dicendo che i profeti di sventura sono smentiti dal fatto che ora le borse vanno meglio, cioè gli spread sono calati, e di seguito, però dopo descrive, dopo, relativamente all'economia reale, capito? Quella reale, non quella ideale, virtuale, quella platonica, quella reale. I miglioramenti sul fronte finanziario si accompagnano a un ulteriore peggioramento del quadro dell'economia reale. I miglioramenti sul fronte finanziario si accompagnano a un ulteriore peggioramento del quadro dell'economia reale. In Europa il prodotto lordo ha fatto registrare un segno meno nel terzo trimestre. L'economia europea, se non avviene qualche miracolo, l'economia europea entrerà ufficialmente in recessione. Anche negli Stati Uniti, idem con patatine fritte. Allora come si fa a mettere insieme queste cose, cari amici? A noi interessa l'economia reale, mica interessano i balletti delle borse. Ma che ce ne frega noi dei balletti delle borse? Noi vogliamo vedere come funzionano le industrie. Che ci frega che gli spazi siano diminuiti se poi, per esempio, in Francia c'è il problema della Citroën, della Renault, perché vogliono licenziare non so quante migliaia di operai. Ma cosa ce ne frega di tutto ciò? Cosa ce ne frega? Se si abbassa lo spread e aumenta l'occupazione, ma noi che ce ne frega che si abbassi lo spread? Se fosse il contrario saremmo d'accordo, cioè aumentano gli spread ma aumenta l'occupazione, allora sì che sarebbe una bella cosa, perché se si abbassa lo spread mica ce ne mangiamo noi i differenziali. Noi vogliamo avere a che fare con l'economia reale, non con l'economia virtuale degli analisti finanziari. Vabbè cari amici, su questa faccenda ci ritorneremo. Mi dispiace dire queste cose, Io ho avuto il compito ingrato di fare circa 3 anni fa il video intitolato Occidente Default, e ho fatto il profeta di sventura semplicemente perché ci sono i ricorsi storici, e l'Occidente ha avuto il dominio sul pianeta per diversi secoli, e ora questo dominio è finito perché c'è il grande apparato industriale orientale enorme che ci schiaccia, tutto qua. Occidente Default, c'è il mio video di circa 3 anni fa, Occidente Default. Quindi francamente io con tanto rispetto per Mario Monti, probabilmente lui dice che è vicina alla fine della crisi, ma quale crisi? La crisi quella degli spread? Ma a noi non ce ne frega niente se gli spread continuano a canare, a noi ci frega soltanto che aumenti l'occupazione, che si alzi l'occupazione. Noi vogliamo questo, a noi non interessa niente che i vari spread dei vari stati europei si abbassino, quella è economia virtuale, cioè ideale, platonica, a noi interessa l'economia reale, e l'economia reale non può più rialzarsi, perché c'è il grande apparato industriale enorme, e orientale, non c'è più niente da fare. Le cose le ho già dette per filo e per segno nel lontano video intitolato Occidente Default. Bene cari amici, questa prima pagina la conservo per i tempi futuri. Grazie cari amici, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.